Una prestazione generosa non basta al San Nicolò per evitare la prima sconfitta stagionale, al cospetto di una Fermana che, dopo aver superato il Chieti nel turno infrasettimanale, regala un dispiacere anche ai biancazzurri. Al Bonolis, gara nervosa con una supremazia territoriale infruttuosa dei ragazzi di Epifani, che hanno trovato di fronte una Fermana concreta e spietata, soprattutto nel primo tempo, quando i gialloblu sono riusciti a segnare le due reti nelle due uniche vere opportunità costruite. Si comincia al settimo con un tiro di Margarita che costringe alla parata a terra Olczak. I ragazzi di Epifani fanno molto possesso palla e proprio su un pallone riconquistato sulla tre quarti da Mozzoni, i biancazzurri guadagnano al tredicesimo una punizione dai 18 metri con Margarita che alza però sopra la traversa. Al quarto d'ora Moretti crossa centro area per Lazzarini che viene anticipato nel tentativo di concludere a rete. E così al diciassettesimo accade quello che non ti aspetti con Degano che su punizione dai 25 metri trova l'angolino dove Calore non riesce ad arrivare, regalando così il vantaggio alla formazione marchigiana. La reazione dei padroni di casa vede una buona opportunità al 25esimo per D'Egidio che prova a mettere la sfera nel 7 trovando però la bella risposta in angolo del portiere gialloblu. Ma per i Teramani non è giornata, visto che la cinica Fermana al secondo vero affondo trova il raddoppio con Misin, che lanciato in contropiede riesce davanti a Calore ad angolare la conclusione e a beffare per la seconda volta il portiere abruzzese. Gara ancora più in salita per i biancazzurri che al 36esimo recriminano per una spinta in area marchigiana su Margarita che però viene invitato dall'arbitro a rialzarsi. Il finale di tempo serve a riaprire però la gara con il gol di testa di Brighi sugli sviluppi di un calcio d'angolo subito dopo la traversa colpita da Lazzarini. Nella ripresa i padroni di casa si gettano in avanti con coraggio, ma al decimo restano in 10 per l'espulsione di Micolucci, colpevole di un fallo a gioco fermo su Comotto. Al 21esimo su angolo di Margarita Moretti di testa mette sopra la traversa. I padroni di casa cercano di produrre il massimo sforzo per trovare il pareggio, ma l'inferiorità numerica non aiuta Petronio e soci che rischiano al 23esimo quando Degano in area conclude a lato. L'esperto attaccante marchigiano si ripete alla mezz'ora con una girata in area che non crea problemi a Calore che al 93esimo deve compiere un miracolo per evitare il tris di Otti. Ancora Otti, tentativo di tiro, la respinta, ancora un tiro di Otti, il miracolo! E sapevamo della forza della Fermana che si difendevano e giocavano con Degano e Cremona lì davanti contro la nostra linea difensiva. Siamo stati ingenui a fare punizione perché l'ho detto ai miei giocatori di non fare fallo. E poi lui è un grande calciatore, ha fatto un grande gol. E poi abbiamo preso un gol veramente che sono arrabbiatissimo perché ci lavoriamo tanto, un 1-2 e in maniera molto semplice abbiamo regalato il 2-0. Poi ci siamo rimessi, abbiamo passato 5-6 minuti, 10 minuti un po' in balia loro perché abbiamo preso un colpo duro, ci siamo rimessi a giocare, abbiamo ricreato qualche occasione e abbiamo fatto forse meritatamente il 2-1 e poi il secondo tempo purtroppo abbiamo fatto un'ingenuità grandiosa di rimanere in 10 contro una squadra che poi è anche strutturata fisicamente ed è difficile andarli a pizzicare. Tra l'altro oggi non è per piangeria, mi mancava Merlonghi e Forgione e Lazzarini è ancora indietro molto con la preparazione. E è un momento che siamo barabezzati e quindi non, io devo essere onesto come prima di tutto con me stesso, in questo momento non possiamo cercare qualcosa di più. Purtroppo siamo pochi, avremo bisogno di qualcosa e speriamo che la società intervenga. Diciamo che è un risultato importante perché ci permette di lavorare serenamente ancora. Non siamo ancora a posto, lo avete visto, quindi dobbiamo sistemare alcune cose e la miglior cosa è quella di fare il risultato nel frattempo in modo che c'è tempo e modo anche da parte dei ragazzi di assorbire, assimilare. Questa era la terza partita in 7 giorni. Avevamo qualche problema, stavamo pensando a qualche sostituzione, tanto è vero che Urbinati l'ha chiesta, Misin non riusciva più a spingere, lo stesso discorso vale per lo stesso Ferrini. È un campo questo che veramente, io credo che martedì avrò 3-4 giocatori che non si alleneranno perché ce lo porteremo dietro questa fatica.